Inizia subito la professoressa Antonina Gazzera con una introduzione sulla biografia di Esther Singer Krachmann. Seguirà poi una lettura del testo e interpretazione del testo da parte della professoressa Anna Braver. La parola, Antonina. Grazie. Ho diviso la mia breve relazione in tre parti. Primo, il mondo di Esther e la cultura ebraica. La seconda parte, i fratelli di Esther, Israel Joshua e Isaac Bashevis. E poi la biografia di Esther, in maniera tale che poi lascio la parola ad Anna, che entrerà specificatamente nel romanzo di cui stasera parliamo. Il mondo di Esther e la cultura ebraica. Valentina, scusa, non riesco a far andare avanti le slide. Ho messo la presentazione. Sì. Scusate, ecco, sta arrivando. Clicca due volte con la... Due volte. Ah, due volte col mouse. Prova. Ok, prova bene. Esther nacque in Polonia in una famiglia di ebrei estremamente religiosi, dove la presenza della Torah era ossessiva, al punto che, scrive il fratello Israel Joshua, pesava come un macigno. Infatti, la loro vita ne era la più scrupolosa applicazione. Il padre era un rabbino che anelava solo a studiare i suoi libri sacri. Ed era un convinto appartenente al cassidismo. Cassid significa pio, devoto, un movimento mistico popolare sorto nel 1700 ad opera di Baal Shem Tov in Polonia. Anche la madre era versata nelle sacre scritture, per cui in casa i motivi di interesse prevalenti erano Dio, la Torah e il Talmud. Che bisognava studiare, soprattutto Torah, naturalmente Torah e Talmud, che bisognava studiare indefessamente. La mamma poi trascurava i lavori di casa e la preparazione dei pasti per dedicarsi ai suoi tanti libri di devozione, su cui versava calde lacrime quando leggeva delle punizioni che toccavano i peccatori. Ma quali erano i peccati? Scrive Joshua. Tutto era peccato, correre era peccato, disegnare era peccato e dormire senza kippah, eccola qui, la kippah su un ragazzino, e anche d'estate era peccato. E l'elenco era infinito, per cui l'atmosfera che si viveva in casa era assai cupa. Inoltre la famiglia versava sempre in difficoltà economiche dovute all'incapacità paterna di provvedere al suo mantenimento in quanto imbelle nelle cose mondane e sempre rampognato dalla moglie di intelligenza superiore, ma non interessato ad occuparsi di cose pratiche. Anzi, Joshua arriva ad ipotizzare una svista del creatore che avrebbe dato una testa da uomo alla mamma e viceversa. La mamma, nata in una famiglia benestante di un famoso rabbino di una grande comunità, peraltro contrario al cassidismo, aveva imparato da sola l'ebraico. Conosceva la Torah a memoria e sapeva meglio del marito citare puntualmente i testi sacri. Per la sua razionalità era assai stimata dal padre rabbino, che si consultava con lei piuttosto che con i figli maschi. E che invece disistimava il genero, ma la figlia non volle mai arrivare al divorzio. Anche se male assortita, la coppia era solida e i due si amavano. Per inquadrare meglio la cultura ebraica in cui è nata e vissuta Esther, dirò velocemente.
Dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C., il giudaismo si modificò. Da religione il cui culto si basava sui sacrifici al Tempio, si trasformò in quella che aveva come norma di leggere e studiare la Torah. Già verso il 63-65 d.C., cioè prima della distruzione del Tempio, il sommo sacerdote fariseo Joshua ben Gamla aveva emanato un'ordinanza religiosa che prescriveva ai padri di mandare i figli maschi a scuola. Questo diventava un obbligo per ogni bambino che per 10 anni, dai 3 ai 13, frequentava la scuola dove imparava l'ebraico delle scritture. Verso il 200 d.C. Giuda Nasi mette per iscritto la Torah orale, che si chiamerà Talmud, formata dalla Mishnah, che contiene le norme del diritto ebraico, e dalla Gemara, cioè i commenti e le discussioni. Si radica così il giudaismo rabbinico, con la sinagoga come centro di preghiera, di lettura e casa di studio. Sinagoghe che si costruiscono per tutta Israele e dappertutto nella diaspora. Il Tanakh, la Torah e il Talmud diverranno la vera e propria patria mobile del popolo disperso. I libri sacri sono stati e lo sono tuttora i veri reperti, i monumenti reali della storia ebraica antica, che è una storia di parole più importante dei resti materiali. È questa grande biblioteca la vera patria della cultura ebraica. Ma sia nella Bibbia, ancor più nel Talmud, le donne erano tenute in casa, escluse dalla cerca degli studiosi, mantenute nell'ignoranza perché periodicamente ritenute impure a causa del ciclo mestruale, che le escludeva dalla santità dello studio. Vengo ora a presentarvi i fratelli di Esther, i fratelli Singer. Israel Joshua Singer, il primo a sinistra, era di quasi 3 anni più giovane della sorella. Però questa qua. È stato Israel Joshua Singer, uno scrittore polacco che scriveva in Yiddish. Le notizie più dettagliate sulla sua vita, dall'infanzia all'adolescenza, si trovano nella Pecora Nera, primo volume di un'autobiografia che Joshua non ebbe modo di completare. Il libro fu pubblicato con il titolo Di un mondo che non c'è più. Nato nel 1893 a Bilgorai, Shiele Joshua trascorre gli anni a cavallo fra fine 800 e primi 900 a Leoncin, un piccolo shtetl nei pressi della Vistola, dove il padre Pinchas Mendel è rabbino. I mesi estivi li trascorre invece con la madre e la sorella maggiore Esther a casa dei nonni materni. Nato ebreo ortodosso e divenuto illuminista, Israel Joshua Singer fu sostenitore dalla prima ora della rivoluzione bolscevica. Fuggì deluso dalla Russia nel 1921 e riparò nella natia Polonia per poi, eccolo qui, di schiena il signore Calvo, qui con altri scrittori a Varsavia, riuscì poi a emigrare nel 1933 a New York, dove morì a 51 anni nel 1944. Autore yiddish in conflitto con l'ambiente dell'ebraismo ortodosso, nel quale la sua famiglia era immersa, le sue opere ebbero successo limitato finché fu in vita, per essere poi completamente oscurate dalla produzione del ben più longevo fratello, Isaac Bashevis, che nel 1978 ebbe il premio Nobel per la letteratura. Per nostra fortuna, il maggiore dei Singer, definito, virgolette, il fratello ben più talentuoso di Bashevis, dal celebre critico letterario americano Harold Bloom,
coltivò il suo innato estro da tante storie. I suoi romanzi sono capaci di emozionare senza risentire del passare del tempo, anche quando la tematica e l'ambientazione del racconto appaiono molto distanti dalle attuali conoscenze e dal mondo di chi lo legge. Velocemente, i libri più famosi, i suoi libri sono I fratelli Ashkenazi, apparso per la prima volta negli Stati Uniti nel 1936, aveva riscosso immediatamente un grande successo e per parecchio tempo fu, insieme a Via col vento di Margaret Mitchell, in cima alla lista dei bestseller del New York Times. La storia si svolge nella cittadina polacca di Lodz negli anni a cavallo fra 800 e il primo conflitto mondiale. C'è una folla di personaggi uniti dalla comune spiritualità ebraica che sfocia in conflitti generazionali al punto di indurre i giovani a un progressivo allontanamento dalla tradizione dei padri. Sono raccontate le miserie, i pogrom, ma anche le guerre, le rivoluzioni che trasformano Lodz da piccolo villaggio contadino a vivacissima città industriale. Altro romanzo di Israel Joshua Singer, La famiglia Karnowski, pubblicato nel 1943 a New York, l'anno prima della sua morte, proprio quando lo sterminio delle comunità ebraiche dell'Europa era al suo culmine. È il racconto di tre generazioni di ebrei polacchi installatisi a Berlino nei primi anni del Novecento. David Karnowski e la moglie Elea, ebrei di un piccolo shtetl, abbandonano la Polonia e il mondo cassidico. David Karnowski ha un vero culto della civiltà e della cultura tedesca e cerca di insegnare al figlio Moshe Georg ad essere ebreo fra gli ebrei, Moshe, e tedesco fra i tedeschi. Con l'ascesa del nazismo la vita quotidiana diventa un inferno, lacerata anche dal problema interiore della propria identità forgiata sulle tradizioni familiari. I Karnowski si salvano imbarcandosi per gli Stati Uniti appena in tempo, ma i problemi dell'integrazione e dell'assimilazione riemergono anche nel nuovo mondo. Terzo e ultimo libro di Israel Joshua Singer che vi presento è Josh e Kalb del 1932, apparso a puntate su una rivista, ebbe subito un clamoroso successo anche nella rappresentazione teatrale. Al centro vedete Einstein con la compagnia teatrale che ha tenuto spettacolo per molti mesi a Broadway. E la storia, quella di Josh e Kalb, tanto mai intrigante, di un pio studioso ebreo che scappa di fronte all'amore e alle scelte della vita e che alla fine in un villaggio viene riconosciuto da alcuni come il genero di un anziano rabbino quando 15 anni prima aveva abbandonato la moglie in modo misterioso e da altri come un miserabile mendicante di un altro shtetl che era scappato dalla città la notte del suo matrimonio forzato. Ma chi è dei due? Quest'uomo che alla domanda chi sei da parte di 70 saggi rabbini accorsi da tutte le parti d'Europa per risolvere la questione risponde non lo so. Ci sono poi altri romanzi, raccolte di racconti che mi sono piaciuti molto di Israel Joshua Singer, a cui peraltro vi rimando. E passo velocemente al fratello più famoso, Isaac Bashevis Singer. Nacque a Leoncin nel 1904, o forse nel 2, più probabile nel 2, ma lui dava la data del 4. La sorella, Inde Esther, aveva già 13 anni, mentre il fratello Israel Joshua ne aveva 11. Nel 1907 la famiglia Singer si spostò a Ratzimin, dove il padre faceva l'assistente del rabbino e l'insegnante di Yeshiva, la scuola talmudica. Successivamente i Singer si spostarono a Varsavia, allora sotto l'impero zarista, in via Krochmalna, dalla parola polacca amido alla via degli amplificatori. Isaac risiederà fino al 1917 per 9 anni.
Per sua stessa ammissione, Isaac da adulto aveva due idoli, la passione per la letteratura e per le donne. Pessimista di carattere, pensa spesso al suicidio. È timido, solitario, chiuso in un orgoglioso riservo, pieno di contraddizioni, scrive poco o nulla, ma traduce in Yiddish i grandi della letteratura tedesca. Prima di emigrare, ebbe un figlio, Israel, da Runia Shapira, entrambi abbandonati, per andare nel 1935 a New York, dove lo aspetta il fratello Joshua. Ma qui non riesce a scrivere. Teme di misurarsi con la bravura del fratello e di non essere all'altezza. Nel febbraio del 40 si sposa con Alma Ayman Wasserman, un'ebrea tedesca. Dopo la morte del fratello nel 1944, Isaac, all'età di 40 anni, inizia la carriera di scrittore ed aggiungerà il suo nome, Bashevis, in onore dell'amata madre. Nel 1978, Isaac Bashevis Singer riceve a sorpresa il premio Nobel per la letteratura, anche perché ha sempre scritto in Yiddish, che lui considera la lingua più ricca del mondo. È morto nel 1991 per una malattia neurologica. Isaac Bashevis Singer ha pubblicato 18 romanzi, 14 libri per bambini e 8 raccolte di racconti e memorie, tutte scritte in lingua Yiddish, molti dei quali da lui stesso tradotti in inglese. Dopo il genocidio, la sua opera diventa testimonianza e memoria di un innocente popolo assassinato, di una cultura spazzata via brutalmente, di una lingua in via di cancellazione. Il mondo di Singer è quello delle laceranti contraddizioni dovuta al dissidio inconciliabile fra un passato vissuto in angustie e ristrettezze, ma nella sicurezza spirituale, ed un presente che vive nel benessere economico, ma nell'estrema indigenza spirituale, in una sorta di eclisse del sacro. Nel loro perenne sradicamento, nella loro eterna inquietudine, i personaggi di Isaac Bashevis Singer si sentono smarriti e sono sempre alla ricerca di se stessi, dell'amore e di Dio. La linfa vitale della sua poetica, Singer la trae dalla cultura ost-jüdisch degli Städtler, che qui sono meravigliosamente rappresentati da Chagall, anche lui ebreo, non, di un paesino che oggi fa parte della Bielorussia, quindi non lontano dalla Polonia. La poetica di Singer narra delle tradizioni, di costumi, delle feste religiose, dei matrimoni, ma anche le carestie, la povertà e la morte. Gli oltre 200 racconti creano un mondo variopinto, virgolette, meraviglioso, terribile, splendido, come ha scritto Henry Miller, depositario di una cultura che ha circa 3.000 anni e si fonda sulla Torah e sul Talmud ed è rimasta per secoli fedele alla propria tradizione. C'è spesso un dibbuk, uno spirito che tormenta l'anima degli attori singeriani, ma soprattutto c'è sempre Dio, con cui i diversi protagonisti si misurano. È lui il convitato di pietra, la figura con la quale il protagonista si confronta e si scontra in un perenne domandarsi se davvero esiste, che cosa chiede alle sue creature e che cosa dà loro in cambio. Ultima nota. Nei suoi racconti Singer accenna all'universo concentrazionario dei lager, dei gulag, dei pogrom, ma non li descrive, fa solo delle allusioni. Nessun personaggio vive al tempo dell'occupazione nazista, la Shoah affiora in alcuni testi, in altri è onnipresente, ma fa solo da sfondo e lui vi allude appena, come da lontano. Vi do solo un parziale elenco dei suoi principali capolavori, che è facile che voi conosciate. Satana Gorai,
la famiglia Moscat, alla corte di mio padre, Sciosha, ombre sull'Hudson, Slate la capra, il mago di Lublino, lo schiavo e molti altri capolavori. A proposito della sorella Esther, nel 1965 Isaac Bashevis Singer disse: non scriveva bene come Israel Joshua, ma non sono a conoscenza di una singola donna della letteratura yiddish che abbia scritto meglio di lei. Finalmente vengo a presentarvi Esther Singer Kreitman. Esther nasce il 31 marzo 1891 a Bilgoraj, Polonia, primogenita di Pinchas Mendel Singer e di Bathsheba Zilberman, figlia del rabbino di Bilgoraj. Porta il nome di un'ava in De Esther, famosa ed ammirata anche da rabbini per la sua sapienza. Il padre della nostra Esther, come già detto, era rabbino e la madre era una donna erudita, ma essendo entrambi di fede ortodossa, rifiutano alla figlia femmina qualsiasi partecipazione a corso di studi regolari, come lei avrebbe desiderato. I suoi genitori, infatti, come da tradizione, fecero grande differenza fra il modo che avevano di educare lei e i figli maschi, che erano Israel Joshua, Isaac Bashevis e l'ultimo Moshe, per cui Esther fu sempre convinta che i genitori non l'amassero e che la trascurassero. Esther però riuscì da sola a studiare e imparare parecchie lingue e a leggere molta letteratura internazionale. Nella sua giovinezza scrisse parecchi racconti non destinati alla pubblicazione, e tutto questo molto prima che i due fratelli più giovani iniziassero loro stessi a scrivere. La madre era una donna estremamente colta, ma sacrificata nel ruolo di moglie e di madre, e perciò amareggiata dalla propria esistenza, che alla figlia impone lo stesso destino e forse le stesse sofferenze, facendone un'altra donna arrabbiata con la vita. C'è un aneddoto, non si sa quanto attendibile, per cui durante il viaggio di ritorno a casa, dopo le nozze di Esther, Bathsheba, la madre, butterà dal finestrino del treno tutti i racconti della figlia che gliel'aveva affidati. Esther credette di poter fuggire da questa difficile situazione familiare per lei traumatica, acconsentendo ad un matrimonio combinato, come era uso fra gli ebrei dell'epoca. Si sposò nel 1912 con Avraham Kreitman, un tagliatore di diamanti di Anversa, dove la coppia si stabilì. Il matrimonio, da cui nacque un figlio, fu però un disastro. Abbandonato il marito nel 26, quindi 14 anni dopo il matrimonio, Esther si trasferì col figlio a Londra, cercando di mantenersi scrivendo, traducendo e tenendo conferenze. I suoi racconti e le sue storie appuntate comparvero in parecchi giornali e riviste yiddish prima di venire pubblicati in volume. Mentre era in vita vennero pubblicati in yiddish tre suoi romanzi. Inoltre tradusse sempre in yiddish Dickens e Shaw e fu attiva nell'ambito del giornalismo e dei circoli socialisti. Morì nel 1954 e secondo i suoi desideri venne cremata. Notizie su Esther come madre le abbiamo dal libro autobiografico del figlio Maurice Carr, il quale scrisse La famiglia Singer. Edizione illustrata da Hazel Carr, la figlia, vale a dire la nipotina di Esther. Maurice, il cui vero nome è Moshe Kreitman, per tutta la vita sentirà il peso del ruolo affidatogli dalla madre, quello di essere il suo unico, costante e irrinunciabile riferimento affettivo. Esther, che non si sentiva accettata dalla propria madre, soffriva di epilessia e Maurice ebbe sempre paura ad allontanarsene. Eppure, fra tutti i Singer, era stata proprio Esther la prima a iniziare a dedicarsi alla scrittura, soprattutto su riviste yiddish, senza aver mai incontrato la fama dei due fratelli.
Deborah è il titolo del romanzo uscito in Yiddish nel 1936, in cui Esther racconta la sua storia. Nella Bibbia, Deborah è il nome dell'unica donna giudice, nonché profetessa. È verosimile pensare che Esther abbia scelto questo nome non a caso. Altro libro di Esther, tradotto in italiano, è L'uomo che vendeva diamanti. Il protagonista, Gedalia Bern, ricco commerciante di diamanti, incarna l'ebreo di umili origini, arricchitosi grazie a una tenace forza di volontà e voglia di rivalsa sociale. È convinto che solo il benessere economico sia capace di donare felicità sociale alla famiglia. Della sua concezione di vita ossessiva e asfissiante è vittima Rachel, la remissiva e sottomessa moglie, ma soprattutto il figlio maggiore David. La presenza imponente del padre lo schiaccia, Dovid è l'emblema della crisi generazionale, svogliato, inerme, cerebrale, ma soprattutto inconcludente. Assolutamente restio a seguire le orme paterne, cerca di capire, senza riuscirti, cosa fare della propria esistenza. Ma questa ricerca è solo mentale, non si tramuta mai in azione concreta. Siamo al periodo della Prima Guerra Mondiale, con i suoi orrori, che è il grandioso sfondo del romanzo, osservato dal punto di vista poco privilegiato di fuggiaschi ebrei, cittadini di tutte le etnie, costretti ad espatriare. La finta cieca è una raccolta di racconti, tutti molto diversi l'uno dall'altro, per temi e stile, che si apre con i racconti dello shtetl. Nel mondo nuovo, la piccola Esther, non ancora nata, parla al lettore dal grembo materno. Il tono della narrazione, a volte comico, altre volte patetico, rivela una versatilità di scrittura almeno pari a quella dei suoi più famosi fratelli. La seconda parte del libro, che l'autrice sottolinea, sottotitola I racconti londinesi, è la più varia e originale, perché racconta la difficoltà, spesso lo sfascio, di famiglie fortemente legate alla cultura, alla tradizione ebraica, trapiantate però in un paese straniero. Il registro di La finta cieca, che dà il titolo alla raccolta, passa agilmente dal comico al grottesco e insiste sull'ambiguità intessuta di menzogne e tradimenti all'interno di un anomalo nucleo familiare ebraico trapiantato a Londra. Le storie di Esther si distinguono ancora una volta da quella dei fratelli perché l'autrice sottolinea tristezza e frustrazione, ma anche piccoli trionfi di donne che sono spesse protagoniste. Il primo testo di Esther Singer Kreitman, Deborah, fu tradotto in italiano col titolo La danza dei demoni. Il romanzo è innanzitutto la storia di una ribellione contro un ambiente sociale imbevuto di maschilismo, contro una famiglia che considerava stravaganti le sue ambizioni e poi contro un marito arido e insensibile. Pagina dopo pagina emerge il profilo di una donna dal carattere fiero e tenace, impegnata in una battaglia in prospettiva femminista. Ma il libro è anche un viaggio fra i luoghi e i personaggi immortalati dalla letteratura yiddish, con la differenza che questa volta i toni favolistici si sostituisce una più realistica considerazione della condizione femminile. E con l'immagine del libro che è pubblicato in italiano, La danza dei demoni, passo la parola a Anna Braver che ce lo illustrerà. È il tipo di lavoro che presento io è completamente diverso da quello di Antonietta, Antonina. di Antonina, scusami, scusami, scusami. perché appunto lavoro sul testo. Vi dico le origini di questo mio lavoro, ma proprio in 2 minuti. Io ho sentito per la prima volta, non mi ricordo se in una Radio 3, oppure ho letto una recensione, non lo so, di questa Esther Kreitman Singer, e non avevo assolutamente mai sentito nominare, non sapevo che esistesse. Per cui ovviamente la cosa mi ha molto incuriosita e sono andata subito a comprarmi il libro. Questa mia lettura, allora,
Fa parte di un lavoro di decine di anni che ho fatto nell'insegnamento, perché io sono stata studentessa e poi appena appunto laureata, cosa negli anni 70, e quindi ho frequentato, ho capito l'importanza per tutti, ma soprattutto per le donne, di leggere le donne. Cioè io sono arrivata a insegnare che i miei studenti, come me d'altra parte, mai letto una scrittrice studiata, mai una filosofa, mai una storia che non fosse storia di battaglie, di trattati di pace o cose del genere, no? Per cui era sembrato a me, come collettivamente a tante altre persone, direi a livello perlomeno occidentale in tutto il mondo, una sensazione proprio che ogni generazione di donne deve ricominciare, cioè, nel senso che manca una trasmissione. E quindi io ho insegnato letteratura inglese e di lingua inglese per tanti anni alla facoltà di lettere, e quindi ho sempre messo moltissime scrittrici, e direi che è successa una rivoluzione, ma non mia ovviamente, era un fatto collettivo, no? Per cui molte mie colleghe, cioè direi forse la maggioranza, che siamo state appunto vicine negli anni 70 a fare la riscoperta del femminile, e così siamo poi diventate accademiche che facevano quel tipo di ricerca. Allora, questa ricerca del linguaggio femminile per me, per tutti e per anche, si vede nel mondo, ha costituito un grosso cambio di sguardo, perché evidentemente che l'esperienza femminile è, non voglio assolutamente entrare nel discorso sesso, genere, eccetera, che per carità, però insomma storicamente c'è questo silenzio delle donne, no? Che sono state messe a tacere, non sono passate nelle case editrici, nella cultura, eccetera, eccetera, mentre adesso ci sono in tutti i campi. Io vedo per esempio su Facebook, ci sono tantissime, c'è chi pubblica delle biografie, delle cose di donne scienziate, ma quante ce ne sono state? Mai saputo, lo stesso di storiche, di filosofe e via discorrendo, no? Quindi sta emergendo una realtà diversa, perché quello che è diverso è lo sguardo che la racconta, evidentemente, no? Allora, detto questo, io mi sono accostata a essere tra i Kanzinger con molta consapevolezza, con una certa consapevolezza di cos'è il linguaggio femminile, e non entro nel dibattito anni 70 o peggio 60, così, ma esiste un linguaggio femminile, non esiste un linguaggio femminile, eccetera, perché non voglio niente di teorico, adesso andiamo a vedere il testo. E però ho perso il filo. E comunque appunto questa cosa, ecco, sì, no, dicevo, quindi io mi sono accostata alla Singer con questa visione. Per esempio, non so, diceva non mi viene il nome, comunque, di tutto, parla di tutto, ma dillo obliquamente. Una delle caratteristiche del linguaggio letterario femminile, letterario, perché è nella letteratura che si riesce a dire tanto di più della realtà di quanto riesca spesso il linguaggio sociologico, cosa proprio perché esiste la forma. Allora, all'inizio guardavo molto su, cioè, un po' da questo punto di vista, no? Cosa c'è di diverso? Perché i fratelli li conoscevo, sono di cultura ebraica, quindi li conoscevo. E a un certo punto di questa lettura
Mi è successo anche un'altra cosa che però da cui mi aspettavo tantissimo e non è successo. Mio papà era polacco, delle stesse zone da cui vengono i Singer, ebreo, anche lui, scomparsa l'intera famiglia nella Shoah, non si sa neanche bene dove, come e quando. Quindi mi sono detta, caspita, ma vado anche a trovare mia nonna, di cui non so nulla, nulla, perché mio padre non ha mai parlato. Allora, questo invece non mi è successo. Non ho assolutamente trovato mia nonna. Invece ho trovato delle cose della mia infanzia in Israele, in ambiente che allora si chiamava Mizrahi, cioè orientale, che allora si intendeva non i paesi arabi, ma l'Europa, no? Della Shoah. E quindi mi sono trovata più lì, perché per esempio andavo al tempio con mio padre nelle grandi festività, eccetera, e ho visto io, cosa di cui Esther parla, la gente piangere mentre prega, cioè piangere, cioè tutto, una cosa yiddish, tutta un'altra roba proprio, cioè c'è il caldo, c'è il sangue, c'è così, no? Bom. Allora, detto questo, passo al testo con ancora una premessa. Io spero tantissimo che questa piccola presentazione di stasera porti a un gruppo di lettura, perché sia questo e altre scrittrici ebree di cui mi sono ultimamente occupata, ci danno una visione con delle problematiche, eccetera, di cui non siamo abituati perché non l'abbiamo mai sentito. Così come non abbiamo sentito rispetto all'Occidente, no? Tanto del sapere delle donne, della visione del mondo, eccetera. Allora, comincio il testo con questa premessa, che stasera mi occuperò solo e solo in parte del primo capitolo, con la speranza di sedurvi tanto attraverso di lei che vi venga da leggere il libro, in modo poi da fare un gruppo di lavoro, allora sì, anche con lo Zoom, eccetera, eccetera, perché molte delle problematiche sono problematiche assolutamente profonde, complessissime e soprattutto odierne. E quindi mi sembra molto, molto interessante. Comincio con la lettura. Era Shabbat, riposavano perfino il vento e la neve. Il villaggio di Jelitz, un pugno di casupole e baracche di legno, era acquattato ai margini delle foreste di pini della Polonia, nascosto alla vista. In apparenza sembrava solo uno degli innumerevoli cumuli di neve soffiata dal vento che coprono quella terra. Ma lì dentro gli ebrei dormivano comodi nei loro letti dopo il ricco del sabato. Rileggo la prima riga. Era Shabbat, riposavano perfino il vento e la neve. Quindi Shabbat è la prima parola del testo. Oh, in uno spazio bianco, improvvisamente Shabbat. Era Shabbat, quindi non quel Shabbat, quello, quell'altro. Era Shabbat, era il giorno sacro. Probabilmente la cosa più caratteristica dell'ebraismo, io credo, o comunque una delle, di quelle veramente forti, molto forti. Shabbat struttura l'intero libro e struttura il primo capitolo in un modo molto tipico della mentalità ebraica, ovvero uno, l'importanza del tempo. Eschel, che ha scritto un classico su Shabbat, definisce Shabbat la cattedrale del tempo, cioè nel senso che Gerusalemme rispetto a Dio
Atene rispetto a Roma, è proprio il mondo del tempo contrapposto al tempo dello al mondo dello spazio. L'ebraismo è tutto strutturato sul tempo. Per cui Shabbat è il giorno del riposo, il giorno sacro, è il giorno santo, è il giorno che si ama. E però, prima di continuare, vorrei una nota che mi sembra assolutamente fondamentale. Qui dice era Shabbat e poi finisce il capoverso dicendo dopo il ricco pasto del sabato. Ora, a chiunque sia cresciuto in un ambiente ebraico, io sono cresciuta in Israele, quindi è più... Non voglio giudicare, no, il complesso mondo, ma certamente a me e ai miei amici d'infanzia mai e poi mai sarebbe venuto in mente di dire lo Shabbat, il sabato. Scherziamo. Sabato in tutta la tradizione cabalistica, hassidica, eccetera, è la regina, è la Shekhinah, è la sposa, è la immanenza, è il lato femminile di Dio. Shabbat Amalka, Shabbat la regina. Se io volevo portarlo, ma purtroppo era Valentina mi ha detto che era tecnicamente difficile, volevo farvi sentire un canto di Chabad, cosa dedicato al sabato, dove tutte le parole sono in lode alla regina, in lode al... Capite che quindi è una cosa mentale spaventosa. Sarà che abbiamo copiato dal mondo cristiano, per cui è il sabato, ma diventa il sabato anche quello ebraico e lo Shabbat. No. Quindi io vi chiedo, se volete entrare dentro a dei romanzi, della narrativa, dentro a una mentalità ebraica, prima di tutto rendersi conto, cioè, dell'importanza di questo, perché se no, cioè, veramente, cioè, l'elemento femminile esiste e come? E come? E c'è in quasi tutte le preghiere, la Shekhinah, eccetera. Però non se ne parla, non si sa. Anche Esther Kreitman Singer è esistita e ha scritto, però non se ne parla, cioè questa cancellazione. Allora, le cose che vorrei vedere del primo capitolo, ho pensato di strutturarlo in questo modo, perché ho pochissimo tempo, anzi, tu mi devi tenere d'occhio. Allora, dicevo appunto, il primo capitolo è tutto strutturato su Shabbat, che io per almeno 5 minuti chiamerò sempre la regina Shabbat, in modo che cominci un po' a entrare nella testa e cambiare, perché proprio capite che è una cosa molto molto profonda avere un lato femminile di Dio pur dentro alla... cosa, oppure no, Dio cattivo, Dio padre, Dio così come in certe letture dell'ebraismo. Allora, il primo capitolo è tutto strutturato su Shabbat, sulla regina Shabbat, ed è strutturato proprio come nella psiche ebraica, cioè qui tutto è il tempo. Quindi noi il primo capitolo vedrete, quando lo leggerete oppure se qualcuno lo ha già letto, che si muove tra le ore di Shabbat, è fondamentale, no? Perché ci sono le varie preghiere, ci sono i pasti, c'è il pasto ultimo, ci sono canti specifici per ogni pasto di Shabbat e via dicendo, no? Ecco, allora il primo capitolo si snoda tra orari, ok, il sabato e i vari personaggi. Quindi praticamente nel primo capitolo, se abbiamo tempo di andare di
di leggerne almeno alcuni pezzettini fondamentali, ci sono probabilmente tre temi più importanti del testo nella sua interezza, che è un testo che di nuovo guarda a un mondo ebraico. La protagonista Deborah alla prima pagina ha 14 anni e il libro finisce con lo scoppio, anzi la notizia dello scoppio della prima guerra mondiale. Quindi siamo come tempo, siamo proprio nel periodo storico ebraico che si chiama quello degli ebrei di confini, no? Di confine, cioè non c'è più così forte la tradizione chassidica, la tradizione, c'è stato l'illuminismo, ma c'è anche tante altre cose, no? C'è la sinistra, la rivoluzione bolscevica, il Bund, il chassidismo, eccetera, cioè non mancano le correnti, come oggi, d'altra parte, no? Non mancano. Ok, allora vado avanti prendendo appunto, come vi dicevo, vari momenti di questo sabato, questa sabata, che però capite che... oddio, siamo nei tempi in cui c'è certo femminismo che dice che non esiste il papà e la mamma, ma il genitore uno e il genitore due, e così, però... Allora, vediamo un po' questi passaggi, no? Allora, rileggo la prima riga soltanto perché è proprio, secondo me, è una poesia di per sé, cioè dà l'idea proprio ebraica di Shabbat. Era Shabbat, riposavano perfino il vento e la neve. E poi gli ebrei, ci sono qualsiasi cosa ci sia, eccetera, eccetera, sono comunque dopo il loro pasto ricco del sabato, e quindi ogni ebreo è ricco di sabato, no? E anche a me viene del sabato. Nel villaggio tutto taceva, ma il silenzio più impressionante era quello che regnava nella grande casa nei pressi della sinagoga, affacciata sui pascoli comuni e sul fiume ghiacciato. Qui viveva il rabbino Reb Avram Ber, la moglie Rasiela, e poi dice la quattordicenne Deborah, la quale Deborah la vediamo qua che va a vedere se sono già svegli i genitori, la madre respira talmente piano che lei si chiede se sia morta o se sia ancora viva. Se stesse respirando fosse morta. Nel corso del racconto, nel giro di due pagine, compare anche il fratello che si chiama Michael. E quindi, rispetto alle cose che ci ha raccontato Antonina, c'è un passaggio, per esempio, perché non è un romanzo autobiografico, lei lo chiama romanzo, e infatti lei ha tre fratelli maschi, no? Ce n'è uno solo, e questo secondo me non è casuale, non è che fa il cocktail dei tre, no? Ma come tutto il suo testo si appoggia molto, lei non studiosa di Talmud, si appoggia comunque molto sulla visione cabalista chassidica del reale, e quindi anche la famiglia la traccia a livello mitico. Nella tradizione cabalistica c'è la tetrade, che poi corrisponde con le quattro lettere della divinità, no? Yod Hei Vav Hei. Allora in ebraico si chiama appunto la famiglia classica, mitica, a cominciare dalla divinità, padre, madre, figlio, figlia,
Quindi lei comincia subito con creare un ambiente che in qualche modo si rifà al mito. E adesso cominciamo le parti più così, no? Il calore e l'ombra del crepuscolo incipiente, quindi siamo già nel tardo pomeriggio di Shabbat, erano accoglienti in casa del rabbino, ma Deborah, seduta accanto alla stufa di maiolica, leggeva, sentendosi sola e afflitta e sull'orlo del piano. Quel giorno, e qui comincia questa sequenza di appunto tutte le cose di quel giorno, cioè da era Shabbat, passiamo a Zoom, no? A quello Shabbat, vedendo le varie ore e i vari personaggi. E qui leggo un po' a lungo e poi dopo commento alla fine. Quel giorno, siamo nella psiche di Deborah, allora quel giorno, poche ore prima, mi è capitato di sentire suo padre che diceva: e sta mostrando un grande talento, mi sia lodato il Signore, un giorno diventerà un brillante talento. Michele era il fratello minore di Deborah, e secondo una tradizione degli ebrei ortodossi, vecchia di secoli, veniva istruito ed educato in modo che potesse passare tutta la vita immerso nello studio del Talmud. Allora vorrei che notaste, viene istruito, anche educato, in modo che possa passare tutta la vita a leggere il Talmud, che è cosa che evidentemente non potrà fare Deborah, no? Quindi proprio questa cosa, no, della possibilità di veramente passare, come adesso se si vede i Haredim, no? Ci sono tanti che lavorano, ma ci sono tanti che effettivamente passano l'intero tempo immerso nello studio del Talmud. E in questo libro Esther Kreitman-Singer ci fa vedere, direi, Shabbat, Talmud e punti interrogativi sono le tre parole chiave di questo libro, secondo me. Allora, il Talmud è visto, perché è visto appunto da chi è in casa, non è nel cheder, non è nella yeshiva, ok? Ma in casa vede com'è, no? E vedremo per esempio che senso ha, visto dalle donne, questo grande studio talmudico. Non è polemica in cosa, è una che guarda. Cioè noi vediamo questa Deborah che, mentre tutti gli altri leggono, lei cerca di leggere, sono tutti lettori. Non è vero, Michael scappa. Non mi ricordo. Tutti leggono, dice. Sì, tutti leggono, ma vediamo proprio, lo senti nella lettura, che c'è questo sguardo di Deborah. Cioè Deborah guarda, Deborah osserva. Deborah non appartiene al mondo esterno, evidentemente, no? Appartiene al mondo della casa. E però vede quello che vede, no? E per esempio l'uso del Talmud, uno degli usi del Talmud per esempio è che quando la discussione o la cosa diventa un po' pesante, cosa così, zeng, uno comincia una discussione talmudica e dice una cosa del Talmud e trova calma con questo, cioè trova calma. Bon. Allora andiamo avanti con questo pezzo che è tanto importante. Allora il padre dice alla madre, appunto, Michael è un pieno di talento, quando sarà grande un giorno sarà un brillante pianista.
Deborah, papà, cosa sarò un giorno? Aveva chiesto Deborah all'improvviso. Un po' per scherzo e un po' sul serio. Perché per quel che ricordava lei, per quel che ricordava, a lei non era mai toccata una parola di odio. Ebbe Avram Ber fu colto di sorpresa. Tra gli ebrei devoti si dava per scontato che una donna potesse aspirare a un unico traguardo, la felicità domestica, che avrebbe raggiunto occupandosi del marito e generando figli. Quindi non degnò Deborah neppure di una risposta, ma quando lei lo incalzò, tagliò conto. Cosa diventerai tu un giorno? Ma niente, è ovvio. La risposta non soddisfece affatto. Davvero in fondo, che quasi tutte le ragazze crescevano con l'unico desiderio di sposarsi e diventare donne di casa. Poi esistevano anche eccezioni, come sua madre Raisella, per esempio, che era assai istruita, una vera signora e saggia quanto un uomo. Ancora due righe e poi interrompo qua. La cosa certa è che nel profondo del cuore Reb Avram Ber non approvava l'erudizione della moglie. Riteneva sbagliato che una donna sapesse troppo. Ed era determinato a far sì che l'errore non si ripetesse con Deborah. Okay? Allora mi importa molto che si colga che tra gli ebrei e devoti si dava per scontato. Poi Deborah che dice, è vero in fondo, la maggioranza delle sue amiche vogliono solo fare tanti figli e avere un marito. Cioè, anzi, avere un marito e avere tanti figli. E quindi vediamo già dentro a Esther, non è vero, dentro a Deborah, una doppia voce. E questa doppia voce, tipica degli ebrei di confine, perché volete, ha una declinazione particolare al femminile. E allora quando dice, cioè lei rimane molto male perché il padre le dice che lei non sarà niente, no, no. Cosa vuoi essere? Ma poi ti ho un presente, la cosa certa è che nel profondo del cuore Reb Avram Ber non approvava l'erudizione della moglie. Allora questo gioco di io Deborah che scrivo adesso e che attraverso la scrittura riesco a capire delle cose, ok? Allora, prima vi ho detto il punto interrogativo, ci sono, non so, ecco, nella pagina dopo dice non riusciva a trovare la giustificazione del perché si commuove a pensare al padre, eccetera. Non stiamo a guardare ovviamente sui punti interrogativi, ma una delle cose caratteristiche, non solo della sua scrittura, ma molto di nuovo, molto della narrativa ebraica, è lo spazio bianco. Lo spazio bianco è il punto interrogativo. Ciò che sollecita domanda, cioè che non viene detto, come qui dice, non lo sa perché, no? Però viene esplicitato che non sa perché, e però attraverso questo poi man mano il testo dice perché e ci dice dell'ebraismo delle cose che non siamo abituati a sentire, proprio perché c'è questa doppia visione, no?
Allora, saltiamo alcune ore dello Shabbat e diciamo che a un certo punto Raisela raggiunse la famiglia in salotto quando ormai la luce invernale stava cominciando a spegnersi. Va vicino alla finestra, immersa in testi filosofici e religiosi, come sempre. La famiglia bevette distrattamente il tè. Tutti, tranne Deborah, erano presi dalle rispettive letture. Vedete, questo invece Deborah che guarda. Le rispettive letture. Eppure, sebbene ciascuno sembrasse ignaro della presenza degli altri tre, riusciva comunque a far arrivare al vicino un soffio di gentile disapprovazione. Michael era afflitto perché costretto a rimanere in casa sotto gli occhi dei genitori. E in effetti, non appena ne ebbe occasione, scattaiolò via inosservato. Deborah si sentiva ignorata da tutti gli altri. E marito e moglie, un attimo solo che, sì no scusate, voglio prima un'altra cosa sempre su Deborah, avvertiva sempre la mancanza di qualcosa, ma lei stessa non avrebbe saputo dire cosa fosse. Dentro di lei si agitava una strana brama. Era quasi una sensazione fisica, un assillo. Ma questo tormento non era mai stato così doloroso come in quel pomeriggio invernale di Shabbat, quando in casa c'era un gran silenzio e il mondo di fuori era ovattato e nella neve. Allora adesso prendiamo appunto i vari orari. Voglio dire un'altra cosa ancora, che riguarda il testo nel suo complesso. Tutto il testo è, ci sono le feste ebraiche, ci sono gli orari, c'è moltissimo questa cosa del tempo, si avverte proprio. Interessante è che noi vediamo questo primo capitolo di Shabbat a Yeltsin, come si chiama, no? Yeltsin, che è uno shtetl. E esattamente a metà del libro, cioè quello che si dice la sezione aurea, per parlare in linguaggio di critica letteraria, lì c'è di nuovo un Shabbat, ma la famiglia nel frattempo, sempre andando sempre più a rotoli dal punto di vista economico, perché questo bambino è pagato proprio troppo poco, cambiano vari posti e vanno a finire a Varsavia. Allora abbiamo tutto un capitolo Shabbat a Varsavia, sempre visto dal punto di vista di Deborah. Allora voi vedete proprio l'emancipazione, il momento del confine, perché vedete uno Shabbat nello shtetl e vedete, cioè vediamo uno Shabbat a Varsavia, dove ormai la cultura ebraica è la cultura del decoro, ci sono anche quelli così, no? Però fondamentalmente è la cultura del decoro, è la cultura del un po' borghese, eccetera, per cui Deborah non esce per settimane e settimane a Shabbat, sebbene la tiri tantissimo a vedere Varsavia di Shabbat, perché non è bello. E la sua amica le ha detto: amica, una signorina può andare. Allora vediamo lì, dallo shtetl di 200 persone a invece la grande Varsavia, dove ci sono i vari giardini pubblici, quello dove entrano gli ebrei, quelli dove però gli ebrei con il, come si chiama? No, il cappotto, il caffettano. Il caffettano. Insomma, non possono entrare. Ah, era chi che
non possono entrare, no? Che, con la, se hanno il cafetano o la barba non possono entrare. Hai invece quello dove ci sono quelli che hanno il cafetano che è una specie di a metà tra smoking e cafetano, insomma, cioè ci sono tutte le varie sfumature buttate lì, no? E però noi vediamo proprio il passaggio generazionale, potremmo anche dire, no? Ancora 5 minuti. Oddio. Allora, un attimo. Allora vi dirò questo, che Rasiela a un certo punto si vede appunto che sono tutti lì di Shabbat, quello che stavo già leggendo, marito e moglie non erano in buoni rapporti per via di origini molto molto vecchie. E qui abbiamo un pezzo della storia di Rasiela, infatti una delle chiavi interessantissime di questo libro, e direi dalla mia esperienza di insegnamento, dalla lettura di testi femminili per le studentesse e anche per gli studenti, è il rapporto madre-figlia. La psicanalisi, poverina, cioè il rapporto madre-figlia, che è uno dei rapporti complessi e contraddittori che esistano, no? Bon. Per origini molto molto vecchie, e quindi andiamo a parlare di Rasiela, della mamma, questa che fa l'eccezione, no? Esistono, sì, è vero, tutte vogliono sposarsi, cosa, ma esistono le eccezioni. Rasiela in gioventù aveva avuto una vita diversa da quella che aveva condotto a Jelitz negli ultimi 10 anni, quindi sono già 10 anni che sono in questo shtetl. Scusate, che aveva condotto a Jelitz negli ultimi 10 anni e ancora stava conducendo. Era cresciuta in una casa di abbondanza, in senso materiale, ma anche spirituale. Suo padre era uno dei rabbini più noti della Polonia e forse l'ebreo più colto di quell'epoca. La sua presenza era sufficiente a ispirare la reverenza di chiunque lo vedesse. Era molto alto, con la faccia bruna e magra, la barba nera era assolutamente splendida. I grandi occhi neri mostravano un grande senso dell'umorismo, perennemente soffocato da un rigoroso senso del dovere e della presenza divina. Parlava di rado, studiava dal mattino presto a notte fonda, aveva tanti discepoli, alcuni erano anche uomini di mezza età, e intanto si muovevano per la casa i tanti figli e nipoti. Era usanza degli ebrei devoti far sposare i figli su per giù all'età di 15 anni. E poi tenerseli in casa finché non fossero stati in grado di mantenersi. Basta. Ma ci sono i due pezzi più importanti di tutti. Allora, mi ha detto che è finito.